Amiche e amici di Siena TV, ben ritrovati per una nuova puntata di Storie da raccontare. Un personaggio molto noto a Siena, un personaggio che possiamo definire sta vivendo una seconda vita. Però prima di andare a presentarvelo, vorrei che la regia potesse mandare in onda un breve filmato dove praticamente il personaggio si presenta da solo. Se siamo pronti, eccolo. Sono ormai quasi 15 anni da quando ho avuto la diagnosi. Esattamente, è proprio in questo periodo che ho scoperto che, lo chiamiamo il maledetto, si è presentato e ha detto ecco ti distruggerò. Non è così, non è così. La prendi male, però non è così. Ex atleta di basket, 2 metri di altezza e oltre 400 partite giocate a Siena per la Serie A. No, Letterio non si è mai arreso a quella diagnosi. Melanoma, un grave tumore della pelle, e lui il maledetto. Quando l'ha scoperto aveva 41 anni, un neo che aveva da sempre improvvisamente iniziò a sanguinare. Era la prima volta che si faceva controllare nei? Sì, diciamo che non me lo sono mai fatto controllare. È nato per caso che tramite un colloquio con un mio il collega mi disse appunto di farmi controllare quel neo che mi toccavo ignorando ciò che fosse e immediatamente andai dal dermatologo che nel giro di 24 ore me lo levavo immediatamente. L'operazione va bene, ma dopo 3 anni di controlli la malattia ritorna, questa volta con metastasi in organi importanti come fegato e polmoni. Letterio ha la fortuna però di iniziare a Siena una terapia sperimentale, uno dei primi farmaci immunoterapici che oggi ha rivoluzionato la storia di questa malattia. Io sono il paziente zero dell'immunoterapia in Europa, fui arruolato insieme ad altri 250, eravamo pazienti in tutto il mondo e abbiamo testato questo farmaco, che ha dato grossi risultati a noi, ma sta continuando a darne altri. Questa è la cosa importante. Un farmaco così innovativo da far vincere a James Allison, il ricercatore che ha scoperto questa molecola, il premio Nobel per la medicina 2018. Un anticorpo monoclonale che non colpisce direttamente le cellule malate, ma addestra il nostro sistema immunitario ad aggredire il tumore, sbloccando quel freno, la proteina CTLA4, che ne impediva il funzionamento. E così quello che allora era, diciamo, solo uno studio sperimentale, oggi, dopo oltre 10 anni, è una delle armi più efficaci nella lotta al melanoma, un tumore che in molti casi, come per Letterio, riservava solo pochi mesi di vita. Una terapia sperimentale ha anche le sue incognite, è stata una sfida difficile da accettare? No, facilissimo. Quando non ci sono alternative si firma immediatamente, non si pensa neanche, tra non avere niente e poter rischiare oggi di non essere al sole e esserci, si prova. E allora provai. Il tumore inizia a regredire sin dalla terza infusione. In tutto Letterio ne ha fatte 32, l'ultima nel 2011. Da sportivo, anche durante le terapie, non ha mai abbandonato l'attività fisica, il nuoto e le lunghe passeggiate in bicicletta. Oggi ha 56 anni e sta bene. Continua i suoi controlli e si gode la sua nuova vita. Un lavoro che fa con passione e una nuova compagna. In oncologia le famiglie o scoppiano o si rafforzano, la mia purtroppo è stato il primo caso, mi sono rimboccato le maniche, ho trovato un personaggio che è me stesso al lato femminile, mi raccomandai di non innamorarsi di me perché avevo un problema, ovviamente ha fatto come fanno tutte le donne, non mi ha ascoltato. È così che ci parla del suo problema con il sorriso. Yeah. Lo stesso con cui da anni è sceso in campo al fianco della ricerca scientifica contro il cancro. Il mio impegno intanto è affiancare l'AIRC quando è possibile per cercare di donare nel mio piccolo la speranza e poter dare luce nelle persone che in questo momento ne hanno poca e fanno fatica a trovarla. Ed eccolo qua, Letterio Visigalli. Ben trovati a tutti, dai. Credo che non ci fosse modo migliore per presentarti. Abbiamo così carpito questo servizio, è andato in onda sul TG2 Medicina 33, ringraziamo la TV di Stato per questo prestito, però pensavamo che fosse importante iniziare questa nostra chiacchierata con questo breve filmato che dura appena 2 minuti, ma dove hai condensato l'essenza della tua vita. Sì, l'essenza della nuova vita. Della nuova vita. Della nuova vita. Probabilmente uno va a pagare in questi momenti tutte le gioie, tutte le spensieratezze, tutte le fortune che magari ha avuto
dentro di noi non dobbiamo mai arrenderci. Oggi noi abbiamo una forza endogena, perché tante persone mi trovano per la strada, si parla, ci si confronta spesso e volentieri, e ci sono quelli poco attendibili, i quali ti dicono: ma sai, è successo, può succedere anche a me che domani mattina casco, mi buttano sotto le strisce o mi casca una tegola. Invece ci sono le persone più attendibili che dicono: ma dove hai trovato la forza e il coraggio? No, l'abbiamo tutti noi, una forza endogena all'interno, e dobbiamo andarla a cercare, perché questa è la vera, la vera essenza, cercare di sfatare la morte. Non è una cosa semplice, bisogna passarci tanto, c'è gente che fanno percorsi psicologici molto molto importanti, e sono convinto che chiunque dovrebbe prendere l'irrazionalità della vita, non la razionalità, perché se ti fermi alla razionalità allora ti chiudi in te stesso, ti chiudi magari in una stanza. Invece la gioia di vivere, la forza di vivere, l'andare a cercare le sfaccettature della vita, andare finalmente a osservare, perché tante persone vedono oggi, il mondo ti porta semplicemente a vedere le cose, non a osservarle. Invece magari ti fermi, la sfaccettatura, emozionarti davanti a un campo fiorito, cioè sono le cose nuove. All'interno non è piangere, emozionarsi, credo che sia un grosso dono. Quello che dici tu è vero, però è anche vero che non tutti hanno un carattere pronto per affrontare certi problemi, e questi sono problemi enormi. Forse la tua indole battagliera, che ti proviene anche da una lunga carriera sportiva, in questo senso ti ha forgiato anche nel carattere. Ma senza dubbio, essere stato allenato allo stress, essere stato allenato a combattere, a essere stato allenato soprattutto a vincere sempre tutte le battaglie, questa l'hai vinta bella, eh? Questa è stata, per ora è stata una bella vittoria sudata nell'ultimo minuto, ma è stata una bella vittoria. Allora, incominciamo a sfogliare il nostro album, il tuo album dei ricordi, partendo ovviamente dalle immagini molto intime, quelle relative alla tua infanzia, dove ti vediamo qui a cavalcioni del tuo babbo. Vero? Questo è il mio papà, non c'è più dal 2001. E mi manca parecchio, mi commuovo, perché era una persona molto taciturna, una persona che ha dato di tutto, un grande lavoratore, dove ha dato l'esempio a tutta la famiglia, perché ho altri due fratelli, lui ha lavorato in fabbrica e non ci ha mai fatto mancare niente. E tu da dove provieni? Io provengo dalla Spezia, sono nato a Milano per caso, perché mio papà era, diciamo, in fase di trasferimento dalla raffineria di Milano per lavoro, è andato alla Spezia, la mia mamma è di La Spezia, mio papà di Milano, e praticamente a 9 mesi sono andato alla Spezia. Tuo padre è un gigante come te? No, era più piccolino, io ho preso dal nonno della mamma, che lui era alto 1,93 m, per cui ho preso da lui, e gli assomiglio anche, dicono, oltre a portare in avanti il suo nome, che è stato, lì per lì non è stato facile, specialmente abbiamo visto durante la scuola, nei periodi giovanili magari ti prendevano in giro perché non era un nome particolarmente usuale. Allora, qui ti vediamo già in fase avanzata della crescita. Sì, qui sono fase avanzata della crescita. Nella foto precedente invece c'era la scuola, dove c'è da sottolineare che il maestro Nicora ebbe, io sono il primo in basso a sinistra guardando la foto, e comprò dei canestri perché lui era un amante della pallacanestro e capì subito che forse ero portato per questo tipo di sport. Difatti vediamo che c'è un pallone da pallacanestro, con questi siamo in seconda o terza elementare, per cui questa è la fase. E questa invece è una foto che abbiamo voluto inserire perché rappresenta molto per te, soprattutto per la guida tecnica che in quel preciso momento stava seguendo. Esatto, e allora Nando Contimero è stato il mio primo allenatore, è stato un secondo papà per tutti, ci ha dato dei grandi insegnamenti nello sport, sia dal punto di vista atletico, dal punto di vista tecnico, ma soprattutto ce l'ha dato nel rispetto degli arbitri, nel rispetto delle regole. Vi ha formato. Ci ha formato veramente. Perché il buon allenatore è anche un formatore, soprattutto un formatore, perché deve curare sì l'aspetto tecnico, ma deve curare anche l'aspetto di crescita morale del ragazzo. Io la vedo così. Ma io condivido con te, alla pallacanestro di una volta, con i valori di una volta, dove allora nascevano i talenti che venivano
venivano forgiati, venivano scelti, e a quel punto si riusciva a dare anche un valore a quello che era lo sport, perché creare sempre un rinnovamento, questa sarebbe la cosa importante. Adesso invece si e punta adesso, soprattutto alle qualità tecniche. No, secondo me la sconfitta di tutto lo sport a livello nazionale fu il passaggio alla legge Bosman e l'ingresso dei procuratori. Oggi ci sono ragazzini, qua si vede appunto una foto della nazionale giovanile di cui ho avuto la fortuna di far parte, da quella cadetta a quella junior. Quante convocazioni in azzurro? Ma 75 credo. Oh, così tanto, sì, esatto, per avere esatto. Un'idea. E la dimostrazione era il fatto che io giocavo in una piccola squadra. Allora, quando fui convocato per la prima volta in nazionale, il CSI di La Spezia, e che era qualcosa di diverso, e ti racconto questo piccolo aneddoto, c'erano i maestri dello sport, che erano totalmente alle dipendenze della federazione, che giravano in lungo e in largo l'Italia e organizzavano in ogni singola città un raggruppamento di quelli che erano i giocatori un pochettino più interessanti, e da lì facevano tutte quelle che erano le loro scelte per poi portare ad arrivare ad avere giocatori da poter proporre alla grossa platea. E lì io fui appunto scelto in quelle di Roseto degli Abruzzi, quando c'era il famoso torneo delle rose, dove c'era anche l'Antonini Siena, c'era Tonino Zorzi, che si impose e mi propose di poter subito far parte di quello che era la prima squadra, cosa totalmente impensata, perché passare da tornei prettamente regionali e passare direttamente alla platea altissima fu una cosa che mi fece riflettere abbastanza. Ecco, mentre noi stiamo parlando, sì, la regia si è fatta prendere un po' la mano, sì, perché, come dire, incuriosita anche da queste testimonianze fotografiche. Certo, no? Certo. Se potessimo ritornare alla foto dove Letterio Visigalli è con la maglia della nazionale giovanile, perché sì, dopo di quella, e credo sia stato un momento importante ed emozionante per te, no, ricevere questa convocazione. Assolutamente. Insomma, sì, voglio dire, non è che uno si deve sentire arrivato, certo, però comunque no, è già un buon punto, è già un buon livello. Ecco, quella foto lì invece, questa è emblematica, questa è la foto, prima qui. Foto. Allora, come nasce il tuo arrivo a Siena? Lo vogliamo raccontare brevemente, perché qui sei ritratto nella formazione della Mezzana, allenata da Daniele Sensi, tu sei quello al centro accanto, sì, a Simone Berni con la tuta numero 13, vero? Esatto. Ma fu una cosa molto semplice, dovuta anche al mio carattere. E nonostante fossi solo, ero in camera con Sandro degli Innocenti a casa di una signora e ci tenevano sotto controllo, e fu la prima esperienza a trovarsi da solo, però un gruppo di ragazzi splendidi con cui siamo amici ancora ad oggi, mi hanno inserito nella prima contrada, perché Lellino Sozzi, il numero 8, quello sotto, sì, e mi ha portato nella prima contrada. Sono entrato nella prima contrada della Pantera e Panterino sono entrato e Panterino sono uscito, nonostante vari tentativi di tanti di sviarmi. No, non si fa così. Perché saresti un buon elemento da prima fila, come ma si dice a Siena. Ma ho sempre cercato di evitare, comunque, quando è quel momento è difficile spiegarlo. Ecco, ma ti saresti immaginato poi che il tuo futuro anche sportivo sarebbe radicato qui a Siena, in questa città? No, uno parte senza dubbio con tanta volontà, tanta voglia di fare, tanta determinazione, però pensare che questa sarebbe stata la mia città e continua ad esserlo è al di fuori di ogni pensiero. Allora, proseguiamo adesso con andare a vedere le foto successive, perché diventa poi un percorso, come dire, importante. Qui per esempio c'è una caricatura. Questa c'è una caricatura nel primo anno di Serie 1 con l'Antonini, l'anno in cui esordì nella partita contro il Billy Milano, e tra gli ultimi due minuti feci 4 punti. Questa è una caricatura di Sergino Manni che così vedeva la squadra in quelle che erano le sfaccettature. E allora, siccome la squadra non andava tanto bene, diciamo la maggior parte delle persone volevano vedere volti nuovi. Io invece, Sandrino degli Innocenti, veniamo stilizzati con il fatto di essere relegati a sedere e non muoversi. Bene, legati, sì, lì alla panchina. Franceschini sotto. Questo invece è il primo anno effettivo dove ho potuto giocare con continuità,
torna la Sapori sulle maglie della Mezzana. Torna la Sapori sulle maglie di Antonini, sì, quest'anno. Qui vediamo anche Alberto Ceccherini, Alberto, accosciato con il numero 14, assieme a tanti altri personaggi comunque che hanno fatto la storia del basket mezzanino di quei tempi, però con Alberto... avevi un rapporto particolare, sì, vero? Alberto aveva un rapporto estremamente particolare, cioè i brividi mentre sto parlando, perché Alberto mi ha insegnato anche tante cose, perché lui il suo carattere era molto sbarazzino, anche quando andava in campo non è che si preoccupasse più di tanto nella preparazione della partita, riusciva a trovare quella intensità e quella cosa negli ultimi minuti senza perdere tempo, magari a perdere tossine nervose. E siamo stati in camera insieme tanti anni, e per cui anche a condividere la stessa camera e tutto quanto, mi ha spiegato tantissime storie, tantissime cose. Lui civettino allucinante, ha cercato di sviarmi. Delle sue origini costoniane, ma ha raccontato delle sue origini costoniane. Lui era molto legato ed è sempre rimasto legato alle sue origini. Purtroppo anche lui capitò in una cosa molto molto particolare. Nel mio piccolo ci sono stato vicino senza entrare in dettagli, la famiglia sa chi sono e come mi sono comportato, a me non piace fare delle cose. Ricordo solamente che per spostarlo, siccome era molto grande nell'ultimo periodo, aspettavano me tutte le sere che arrivassi perché gli potessi dare una mano a tirarlo su, così potevano cambiargli le lenzuola e vedere... E era come interporsi nella sua persona, pensare quello che tipo sarebbe potuto accadere. Poi mi è successo, sono stato più fortunato perché Alberto purtroppo non ce l'ha fatta, non è stato fortunato, e quindi conseguentemente l'ho pensato tante volte, probabilmente mi ha protetto anche lui. Lo ricordiamo con grande affetto. È un fratello come tanti con cui ho giocato. C'è un altro personaggio qua che è Gigi Cagnazzo, con cui siamo veramente estremamente legati, con Piero Franceschini con cui siamo estremamente legati, con gli altri ci si sente, con Paolino, con Luca Anselmi, Paolo Neri, Alessandro L'Innocente, anche con Giorgino ogni tanto ci si sente, addirittura Brett Vroma doveva venire in Italia ma per quelle questioni del virus non è venuto, ci sta. Ultime notizie, dovrebbe raggiungerci verso marzo-aprile con Gigi, si è già detto di vederci. Sperando che le cose possano andare un po' meglio di adesso. Ce lo auguriamo tutti. Bene, proseguiamo, perché ho visto una foto in bianco e nero che ti ritrae in un tiro in elevazione. Ah, sì. Qui si sta giocando al Palasport. Giocando al Palasport. Questa è stata, ho voluto mettere questa foto perché... Ecco, intanto... cosa rappresenta per te... Questo che potrebbe, come dire, essere visto anche come un normale gesto atletico, no? Mm-hmm. Però per te questa foto, mi dicevi, che rappresenta un qualcosa di molto importante. Tra le altre cose, su questa foto hai intrattenuto per circa un quarto d'ora dei ragazzi all'università, spiegandogli cosa? Sì, spiegandogli che vedendo un gesto ottimo tecnicamente, con il rilascio della palla, come ci è stato insegnato, pulso. Con il polso e lo spin del pallone, l'elevazione, eccetera, eccetera, una persona sana, una persona quasi tipo Highlander, indistruttibile, invece la dimostrazione che nonostante un fisico atletico, un fisico pronto, ci sono delle variabili, delle varianti che possono accadere a tutti, per cui certe piccole cose possono capitare a tutti e speriamo che capitino sempre a meno persone. Allora, il capitolo sport ci sta assorbendo molti minuti, però dobbiamo concluderlo con altre due foto molto significative, sì. Questa sicuramente è una di quelle. Il ritorno a Siena, perché fui venduto e non ci rimasi tanto bene a Livorno, dove sono stato per 3 anni. Il quarto anno allora non c'erano la possibilità di rientrare a ottobre, mi rifiutai un trasferimento perché volevo andare a Forlì in Serie A, invece loro mi volevano mandare a Trapani in Serie B. Ho giocato a Pordenone e quando a gennaio mi arrivò la telefonata di Daniele Sensi che mi proponeva di tornare, la settimana dopo, quando venni a trovare la mia allora ex moglie e firmai il contratto con il Parri, e avevo già Alberto Parri presidente. Felice quindi di tornare a Siena, però assolutamente dopo la Serie A, ecco, qui ti vediamo in un défilé quasi di questo moda, défilé, questo fu una scommessa fu una scommessa che dissi
adesso faccio la sfilata, tutti no, no, allora si iniziò a tirare fuori un po' di soldi, io ti do questo, quell'altro, che poi vennero tutti raccattati e presi. Ma questo l'ho messo come simbolo perché anche qui ci sono tre personaggi che sono particolarmente legati a me. Le vediamo in che sono immagine, e sì. Luca Finetti, Alvarone Fanetti e Angelino D'Ambrogio, che sono state tre persone importanti per la mia carriera sportiva a Siena. Avevo anche con loro un rapporto splendido, vederli, li voglio ricordare così, sorridenti come quando, facendo sempre il guascone, riuscivo a tirargli fuori una risata. Questa è la cosa, bisogna ricordarsi le persone. E questa è una parentesi molto importante per te, come atleta ma anche come uomo, perché Dado Lombardi, eccolo qua, Dado Lombardi ha rappresentato molto nello spogliatoio, in campo, per Siena, cestistica, per lo sport in generale. Ma Dado Lombardi, ti dico la verità, forse l'allenatore, senza volerne agli altri, da cui sono riuscito a carpire molte più cose, perché a prescindere da quello che può sembrare il suo carattere irruente e quant'altro, era uno molto molto preparato, conosceva molto bene la pallacanestro. Per riuscire a farsi spiegare su certi movimenti d'attacco o di difesa quelli che erano in posizionamento, tre da una parte, due da quell'altra, per mettere in difficoltà, quello è stato fondamentale. Credo sia stato il primo alla fine a capire che era una questione di spazi e andare in alcune zone del campo non serviva a niente. E con lui ovviamente avevo un rapporto assolutamente diretto, perché ho di fatto diretto i cambi di difesa che avevamo preparato, che preparavamo durante la settimana. Con lui una grandissima cavalcata, vero? Dalla con lui una grandissima cavalcata insieme a tanti amici, questi siamo legati da tantissimo. Qua abbiamo Pino che ci ha lasciato troppo presto, così come Valentino Battisti e come Marco Solfrini, che venne anni più avanti. Sono persone che sono lassù e che ti sono rimaste nel cuore. Dopo il capitolo della Serie A arriva un altro capitolo importante, si scende di categoria perché gli anni cominciano a pesare, certo, funziona certo. Così nello ma sport, fu più che altro una scelta di vita. E qui sei con la maglia della Virtus, esatto. Allenatore Marco Collini, sì, esatto, e anche esatto. Qui cogliesti un prestigioso risultato, certo. Con una promozione. In tre anni abbiamo fatto due promozioni. Così per ridere, prima la Serie B la Serie A. Diciamo che sono l'unico giocatore a Siena, una vena polemica, dai passamela. Sì. Sono l'unico giocatore che vive a Siena che ha vinto non scudetti ma quattro campionati, due con la Messana e due con la Virtus. Per cui questo significa quello che io ho dato per una città che amo e continuerò ad amare. E quando la gente mi dice ma perché, ma te non sei senese, no, io ribatto sempre in questa maniera, no, io sono magari più senese di te, perché tu ci sei nato, io ho scelto di viverci. E allora con una risata finisce tutto quanto lì. Abbiamo un'altra immagine, credo ancora riferita a un momento di tripudio con i colori rosso-blu della Virtus. Vediamo se la regia, ecco, sì, qui qua. Festeggiate la promozione della Lega Nazionale A. No, qui festeggiamo la promozione, questa è la promozione che dalla C ci portò allora B2, allora quindi era la prima squadra, con tutti i ragazzi giovani che mi accolsero in maniera straordinaria anche loro. Coach ancora Marco Collini. Bene, esatto. chiudiamo qui il capitolo sportivo, senza dubbio, perché altrimenti rischiamo poi di non parlare della tua seconda vita, così come l'hai definita anche nel filmato. Hai detto una cosa che mi ha colpito molto, hai detto che quando ti piombano addosso certe situazioni legate anche a problemi oncologici, la famiglia o si sfalda o si rafforza. Certo. A te ti è capitato il primo caso, si è sfaldata una famiglia, quindi momenti cruciali, no? Perché nella disperazione si sommano anche altri problemi, e quindi ma c'è un concatenarsi di cose, mi assumo tutte le mie responsabilità, perché ovviamente quando le famiglie si dividono e quindi conseguentemente rimani un pochettino solo, perché perdi anche quel punto di riferimento. Il punto di riferimento è quell'esserino che ho sulle gambe, che è nato ormai 30 anni fa. Vediamola, ecco qua. Questo è Davidone. Quanti anni aveva Davide quando
hai scoperto di avere? Davide aveva praticamente aveva 14, da 14 anni fine 16-17. Hai condiviso con lui questo? Ho condiviso, cruce. All'inizio non riuscivo a capire, gli detti una terapia d'urto importante per farlo capire, spero gli sia servita come insegnamento. Non so se magari è corretto o meno, ma l'ho portato una volta con me mentre facevo la terapia, siccome durava 6 ore e mezzo. Dopo 3 ore, bianco come un cencio, il computer mi disse: babbo, per favore, puoi coprirti il braccio. Lì, in quel momento, capii che il messaggio, era arrivato. Lui mi protegge anche oggi, è molto attento a quelle che sono le mie esigenze. Abbiamo un rapporto simbiotico, ci sentiamo praticamente quasi tutti i giorni. E non c'è cosa che facciamo uno o quell'altro che non ci raccontiamo, ma soprattutto abbiamo un grande rapporto epistolare, ecco, nel senso che a noi, a noi piace scriverci, piace scriverci i nostri sentimenti, e così ci si rafforza ancora quello che è un rapporto. Credo che essere padre sia la cosa più bella e più difficile del mondo. Lui ha seguito un po' le tue orme perché anche lui ha sfondato nel basket, no? Sì. Non a livelli, come dire, a livelli di Serie A, però comunque ha fatto la sua strada, ha iniziato qua a Siena per poi andare in Liguria, se non sbaglio. Sì, no, ma ha girato a Livorno, è andato un po' a Liguria, ha cercato di poter venirne fuori, e è stato un buon giocatore, anche adesso di livello, però io l'ho sempre vissuto da distante, io non ho mai interferito, cioè, in quelle che sono state. Cioè la tua ombra su di lui non l'ha mai voluta proiettare nei campi di basket, perché i genitori dovrebbero prendere un pochettino di distanza da quelli che sono, da quelli che sono i figli, perché poi sono caratteristiche. L'importante è che stia bene, che mi voglia bene, io li voglio altrettanto bene, ci amiamo, e questa è la cosa, e stiamo bene tutti e due, questa è la cosa fondamentale. Quella maglia del basket a Assisi, vero adesso? Adesso gioca a Assisi perché vive a Perugia e sta per darmi una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione che è quella che diventerai nonno a breve, paio di mesi, poi ci sarà questa grande soddisfazione. Questa grande soddisfazione. Ci fa molto piacere, Letterio. Tu ci sei già passato. Io ci sono già passato, vabbè, sono binonno. Ti posso assicurare che sono momenti fantastici, di ulteriore rinascita, perché a questo punto poi ti senti. Ecco, parlavamo della tua seconda vita. Sì. La tua seconda vita non è rappresentata soltanto dalla guarigione, dalla tua malattia, no, che è stato un percorso molto lungo, ma anche dall'aver conosciuto una persona molto speciale per te. Sì, una persona molto speciale, che lei è Anna, stiamo insieme ormai da 10 anni, dopo una piccola parentesi, ho scherzato facendo una battuta durante il servizio, è una persona che ci completiamo, è riuscita a darmi anche lei un pochettino di forza, soprattutto anche un pochettino di fiducia in quello che poteva essere un rapporto, perché quando se ne rompe uno importante, tendi sempre, famoso discorso, se ti bruci poi hai paura di avvicinarti alla fiamma. In questo caso lei è stata molto brava, molto paziente, e siamo insieme ancora oggi, sembra che stiamo bene. Senti, è stata una conoscenza casuale questa? Questa è stata una conoscenza divina. Questa è la... Volevo proprio arrivare lì, con questa foto però dobbiamo un attimo fermarci, torniamo, sì, certo, ad Anna, volevo proprio portarti lì, no? Perché tu sei un credente. Certo. Sei un credente. Hai rafforzato la tua fede durante il momento particolare della tua vita? Ma ho sempre avuto un ottimo rapporto con la religione, poi ognuno se la gestisce, certo, come meglio crede. Abbiamo cercato. Però nei momenti più difficili ci aggrappiamo. Ci aggrappiamo, poi ti succedono anche tantissime cose che sono inspiegabili, quindi quello è la certezza che hai bisogno anche di una mano, soprattutto per trovare te stesso e iniziare a sfatare tante cose. Questa è veramente importante. Ecco, questo tuo vincere, combattere e vincere questa battaglia ti ha portato poi ad aiutare gli altri. E quindi sì, ti sei calato non solo nelle loro realtà, nei loro problemi, ma hai voluto essere al loro fianco per incoraggiarli, per aiutarli e per sensibilizzare l'opinione pubblica, che non lasci in disparte l'intenzione di aiutare comunque la ricerca, perché
Alla fine la ricerca è il punto di partenza fondamentale. Sì, la ricerca è un punto fondamentale, le soluzioni erano due, o ringraziare appunto il cielo di essere ancora in mezzo agli altri e di poter rigioire della vita, oppure fermarti e pensare di poter essere utile a qualche altra cosa. Ci ho messo un anno e mezzo prima di essere convinto a raccontare e a raccontarmi, perché non è semplice, non è facile, sono cose molto intime, ti toccano l'anima. Poi con la consapevolezza di aver avuto un dono e di dare la speranza, io ce l'ho fatta, io ci sono e ce la farete anche voi, sono stato il primo a creare un'associazione di pazienti per quanto riguarda il melanoma. E conseguentemente poi ho conosciuto delle altre persone dove io ho ritenuto che fosse più importante dare questo messaggio a livello nazionale. E non è stato possibile con l'associazione qui a Siena, che si chiama e esiste ancora a Quattro Mani, per cui con due ragazzi ci sono altre due associazioni, una si chiama Mela Vivo e quell'altro APAIM, dove siamo presenti in tutta Italia per dare supporto. Purtroppo ecco, siamo partiti in 300 e siamo quasi 5.000 tra poco. Ok, un bel impegno. Ti vediamo quindi impegnato come testimonial in una trasmissione Rai. Questo tuo impegno ti ha portato, ecco, qui vediamo una locandina che è riferita. Sì, noi andiamo a giro con un'altra professoressa, che è la professoressa Paola Querolo, direttrice dello IEO di Milano, perché è un conosciuto ovviamente tutti i luminari, e stiamo condividendo questo progetto. Stiamo portando a giro in tutta Italia, questa è la locandina dove siamo stati a Bari il 16 di febbraio. Abbiamo toccato diverse città in Italia per parlare, per dare spiegazioni e per dare supporto a tutti quelli che sono le persone, sia malati che caregivers, oggi li chiamano praticamente parenti, e dare una possibilità di una mano. E così organizziamo con le associazioni tantissime quelle che sono le giornate della prevenzione, perché oggi bisogna fare prevenzione assolutamente, una visita da un dermatologo, una luminescenza o quant'altro può salvarti la vita. E organizziamo giornate dove facciamo 300-400 visite, e il rammarico è di non essere riuscito a poterlo fare nella città in cui vivo. Oggi sono chiamato e con piacere in tutta Italia, perché sono andato a parlare agli studenti delle varie università nel momento stesso della fine del secondo anno per l'ingresso nel triennio, e cercarli a convincere che qualcuno aveva bisogno di anche qualche e studente che andasse verso la sperimentazione, quindi e cambiasse un po' la linea di pensiero su quella che era la sua idea, per l'importanza che poteva avere e per la socialità, per quello che succede. Sono andato tramite la casa farmaceutica e a fare apertura di riunioni plenarie e a parlare con i loro ricercatori. Fate cose importanti, però sono cose che faccio, ci perdo tempo, assolutamente gratuite, per cui nessuna poltrona, quando era di mio interesse, anche quando ho cercato in qualche modo di, e sono stato coinvolto in qualsiasi situazione, se vogliono sanno dove trovarmi, se no io sto bene anche a Santa Colomba. Bel posto Santa Colomba, molto, direi. Poi molto. Parleremo anche della tua vita in campagna, della tua vita campestre. Questo tuo impegno ti ha portato anche a conoscere persone che purtroppo non ce l'hanno fatta. Una di queste si chiama Azzurra. Azzurra. E se la regia potesse mandare, ecco, questa che vediamo è Azzurra Lorenzini, che ha inciso prima di morire, purtroppo, una canzone straordinaria. Una storia triste, e ha inciso questa canzone dal titolo Letto 23. Se la regia ci può aiutare nel mandare in onda brevemente la clip riferita a questa canzone. Ogni giorno un regalo, ogni giorno una sfida, anche se nelle mie vene scorre sangue ghisa. Ogni giorno è preghiera per ciò che è stato e che sarò, ogni sera poi ci penso, domani che farò. Ma se domani è un regalo che stringo tra le dita, quella rabbia che io avevo era solo una ferita. Ora guardami amore, che sono già guarita, perché i miei occhi ora vedono tutta un'altra vita. Vivo ancora, perché la vita, tu lo sai amore mio, non è solo una parola.
sorriso resta sempre sul mio viso ed io capisco che il mondo tante volte mi ha deriso, ha bisogno anche di me. Dal letto 23 lo sai che cosa vedo io, a volte vedo quasi Dio. Leggo di uomini che si odiano e si insultano e lo sai che lì una volta c'ero anch'io. Ma se guardassero la vita come me, se la guardassero dal letto 23, sarebbe facile capire che la vita è un soffio lieve, fino all'ultimo minuto tutto quanto può cambiare. Amore mio, non è solo una parola. Sorridimi, sorridimi ancora, perché un sorriso resta sempre sul mio viso, anche se il mondo troppe volte mi ha tradito. È bello camminare, è bello respirare, quando il vento si ti avvolge e poi ti fa volare. È bello amare senza chiedersi perché. Vivo ora, perché la vita, tu lo sai, amore mio, non è solo una sogno viso, io capisco che il mondo mi ha stupito, ma bisogna anche di me. Dal letto 23, amore mio, ora inizio un'altra vita io. E questa è una storia triste di Azzurra. Mi raccontavi che questa ragazza, morta a 33 anni... Morta l'anno scorso. L'anno scorso, era in procinto di debuttare al Festival di Sanremo. Sì, così. Era tra le canzoni papabili per poter entrare dentro, poi è successo quello che è successo. Non è stata abile, ovviamente, per essere ammessa. Oggi questa canzone si può comprare su YouTube e sulle altre piattaforme, i proventi vanno appunto alle associazioni di cui ho detto prima e soprattutto a Un Desiderio di Azzurra, perché la devota Padre Pio nella nuova cittadella che viene costata per essere costruita in Calabria per i malati oncologici bambini. Ecco, che è ancora una tragedia. C'è una bella foto commovente, sì, davvero, dove viene ritratto assieme a lei sul letto di ospedale. A me non piace fare le foto, fare i selfie, e lei invece faceva del suo modo di divulgare. Ti chiamava Babbolette. Beh sì, per lei sono Babbolette e rimango sempre Babbolette. Anche recentemente sono stata una serata che ha organizzato suo marito e ovviamente è bellissimo perché stiamo raccogliendo in Italia tutte le possibili somme per poter far fronte a questo impegno. Grandissimo, è rimasta Babbolette, lei mi è rimasta nel cuore e tutte le persone che vengono e passano da me trovano quello che io posso dare. Amore, è stata ospite a casa mia, l'ho cercata di indirizzare, abbiamo cercato di accelerare quelli che sono i tempi, ma il bastardo si è rivelato in una forma assolutamente gravissima e la butta vinta. E quindi ci sono anche tantissimi altri amici che portano qual è l'emblema, perché è la più piccolina. Oggi, Roberto, passami, non si può morire a 33 anni. Io sono sempre in attesa di risposte, perché ho fatto delle domande ben precise dicendo perché. Il perché
Così dobbiamo trovare la forza anche in questi momenti estremamente difficili di dedicarci invece a quelli che stanno combattendo e che ce la devono fare, perché ce la devono fare. E la forza ti arriverà da questo evento programmato per gennaio. Prima gennaio. Ho intravisto una bellissima foto dove sei con... Eccolo. Ecco, questo è il tuo futuro nipotino. Si chiamerà Diletta. Diletta, l'hanno deciso nome. Di chiamarla Diletta, mio figlio e, è... E ho visto per un attimo una foto, ecco, questa qui è stupenda, questa è... dove sei praticamente questa inginocchiato di fronte a questa, come si fa, si inginocchia e si bacia la pancina che era di 6 mesi, dove poi all'ecografia è venuto fuori il visino. Oggi si riesce in anteprima con la nuova scienza di laboratorio e a vedere quella foto è lì, e sì. La stiamo aspettando con ansia, per ora ringraziando il cielo va tutto bene, famiglia allargata aspetta, perché ci siamo dimenticati che c'è un altro personaggio importante, lo chiamo Forrest io perché lo prendo un attimino in giro, che è il figlio di Anna che vive con noi, che non è stato neanche facile perché vivendo con un altro ragazzo, ecco Andreigia, lui è Andreigia, e invece con Davide hanno un ottimo rapporto, lì con noi, e sono stato incaricato di un compito ingrato, perché non tutti i babbi sono uguali, sono stato scelto come babbo e quindi gli chiedo scusa per quanto sono duro con lui, ma lui sa che io lo faccio perché li voglio bene come se fosse il mio. Ogni tanto mi fa arrabbiare, abbiamo dei conflitti, ma spesso e volentieri abbassa la testa perché forse capisce che, guardando anche come è venuto fuori Davide, forse la durezza talvolta può servire per avere rispetto e trovarsela magari più avanti. Allora, Letterio, siamo in chiusura di trasmissione, però vorrei che la regia ci mandasse ancora in onda un paio di foto che rappresentano... Certo. La tua quotidianità attuale, vale a dire quella di una vita serena nelle campagne senesi, dicevamo, a Santa Colomba, dove hai intrapreso un'attività, vero, sì, di agriturismo, di bed and breakfast, sì, eccetera. Esatto. E eccola, qui, queste sono le immagini, certo, del tuo magnifico posto, è una località che conosco molto bene, che ho frequentato tantissimo, Santa Colomba, è molto vicino qui a Siena, è veramente una campagna godibile a ridosso della montagnola senese. È fantastica, quindi io ti auguro di proseguire nei tuoi giorni e con la tua compagna, con i tuoi amici, di poter... E qui ora siamo alla fine davvero del nostro album. Ma qua siamo sul particolare, qua siamo sul sacro e profano. Per te rappresenta molto questa foto, perché l'hai messa anche nel tuo profilo di Facebook. Ma questa rimane e non posso assolutamente cambiarla. Questo c'è una presenza è un emblema, qui, ma c'è una presenza. Io... chiesi nel periodo in cui stavo facendo la terapia, le cose iniziavano ad andare bene, ma c'era ancora da fare un po' di percorso, chiesi ad Anna, nel primo periodo si stava insieme, la portai nelle mie zone, dietro, difatti quello è il Golfo dei Poeti, io ero a Lerici, e dietro c'è la Palmaria, e Porto Venere, la Palmaria e il Tino. Chiesi di farmi una foto ed era completamente buio dalle nuvole. Invece contro sole è uscita fuori questa cosa che questo raggio di sole mi oltrepassi e mi illumini, secondo me è stato un segnale, ringrazio chiunque me l'abbia voluto mandare. Bene, molto bella Letterio, abbiamo seguito con grande interesse la tua storia, però c'è un'ultima fotografia che vorrei far vedere e che vorrei sottoporti, che è legata un po' al tuo modo di vivere, no? Un'ultima foto che vogliamo rappresentare leggendo anche questa frase molto profonda: pensare con la propria testa senza lasciarsi condizionare è indice di coraggio. Detta da un grandissimo maestro, da un grande profeta, quale Gandhi, che aveva un pensiero fantastico rivolto anche al suo popolo, all'India, ma soprattutto all'umanità, perché lui era un sostenitore della non violenza, del pensiero non violento, perché tramite la non violenza si può raggiungere qualsiasi ideale e vincere qualsiasi battaglia. Ma quello non è vuol... un po' il tuo motto? Sì, soprattutto il motto, anche quando si parla di non lasciarsi condizionare, modo di coraggio, nel senso che bisogna sempre ascoltare, ma alla fine sei tu che devi fare le tue scelte.
Quindi devi riuscire a pensare, a razionalizzare e a non farti condizionare da qualcuno che magari ti vuole inculcare un pensiero che non è il tuo. Lo devi ascoltare attentamente, perché oggi parlando con le persone ci si rafforza sempre. Oggi è importante confrontarsi, a me piace confrontarmi molto con i giovani, quanto mi piace. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna, nel periodo in cui abbiamo potuto lavorare, di incontrare una serie di ragazzi sui 30 anni e stare a ascoltarli e capire quali che sono le urgenze, anche perché loro sono il nostro futuro. Quando noi non lavoreremo più, sono quelli che dovranno mandare avanti la nostra vita, il nostro mondo, sperando che lo facciano un pochettino meglio di quello che sta succedendo in questo periodo in cui siamo totalmente impreparati. E quindi ascoltarli per capire. Io quando parlo con una persona mi arricchisco sempre, cioè mi piace anche ascoltare, però ho questo grossissimo difetto. Io quello che ho nel cuore bisogna lo dica, e oggi è un difetto nel mondo di oggi, una cosa che purtroppo non si può insegnare, però a me non piace parlarti, sorriderti e poi andare a parlare con un'altra persona a parlare male di te. C'è qualche problema, preferisco parlarne attentamente. Ci confrontiamo, possiamo avere due opinioni diverse, ma dobbiamo essere sempre certi che ci siamo detti tutto. Lo definisci un difetto, io lo ritengo un pregio, perché la penso come te. Grazie Letterio. Niente, grazie a voi. Ci hai arricchito veramente con questa storia, e a questo punto il saluto va ai nostri telespettatori che hanno avuto, come dire, la voglia, la pazienza di seguirci, e lo rifaranno anche alla nostra prossima puntata in onda venerdì, come di consueto, alle ore 21:30. Non dimenticate di fare prevenzione.